Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi vediamo come è possibile determinare il valore del pH quando in soluzione acquosa ci troviamo di fronte ad acidi monoprotici forti. Questi acidi sono fortissimi elettroliti che in soluzione acquosa si dissociano totalmente. Gli acidi monoprotici forti sono pochi in chimica e la maggior parte degli acidi sono generalmente deboli. Gli acidi che andiamo a considerare sono per esempio l'acido nitrico, che è un acido fortissimo, il quale in soluzione acquosa andrà a dissociarsi totalmente, quindi andando a liberare uno ione H+ che viene accettato dall'acqua che funge da base. E quindi si viene a instaurare quel sistema acido-base secondo la teoria di Bronsted e Lori. Quindi in questo caso l'acido nitrico funge da acido perché è molto più forte dell'acqua, lo ione nitrato è la base coniugata, l'acqua funge da base e lo ione H3O+ funge da acido coniugato. Quando abbiamo a che fare con questi acidi forti non è possibile andare a determinare il valore della costante di dissociazione. Noi abbiamo detto una cosa estremamente importante, che le proprietà di un elettrolita di dissociarsi dipendono dal partner con cui esso è legato. In questo caso, quando consideriamo l'acqua che è il solvente per eccellenza universale, andare a sciogliere questi acidi non ci permette di determinare la forza degli acidi tra di loro. Infatti, se noi andiamo a considerare la tabella, acido cloridrico ha un valore di K fortissimo, il perclorico forte, il nitrico forte, quindi non ci dà una scala di valori, quindi una differenza tra la dissociazione del cloridrico rispetto al nitrico, per esempio. Questo perché l'acqua funge da livellante, questo è un termine che spesso si trovano sui testi. Cosa vuol dire livellante? Vuol dire proprio che andando a inserire in soluzione acquosa degli acidi non è possibile, quando utilizziamo l'acqua, poter differenziare la forza di un acido rispetto all'altro. E come abbiamo detto precedentemente, tutto dipende dal partner con cui è legato. Se per esempio noi questi acidi li andiamo a inserire in una soluzione in cui non è più il solvente l'acqua, ma l'acido acetico, e possiamo notare che esiste una differenza di scala di forza di questi acidi. Per esempio, se noi consideriamo l'acido perclorico in presenza di acido acetico, l'acido acetico in questo caso funge da base, ma questa base è molto più debole dell'acqua e quindi l'acido acetico è poco propenso a prendere degli ioni H+, quindi diventerà CH3, CO, H2+, più ClO4- meno. Anche in questo caso si va a instaurare un equilibrio acido-base coniugata, base-acido coniugato. Quindi si è visto, per esempio, che se noi andiamo a inserire gli acidi che abbiamo poc'anzi definito, l'acido perclorico si dissocia molto di più rispetto all'acido nitrico, rispetto ancora all'acido cloridrico. Bene, quindi l'effetto livellante proprio ha questo significato, quindi l'acqua non ci permette di poter stabilire quali degli acidi, in questo caso, sia il più forte rispetto all'altro. Dobbiamo dire un'altra cosa importante: quando noi andiamo a inserire in soluzione degli acidi estremamente forti, la base coniugata è estremamente debole. Consideriamo per esempio l'acido cloridrico. Quindi se inseriamo acido cloridrico, che è un acido fortissimo, monoprotico, si viene quindi a instaurare questo
questo diciamo equilibrio acido-base. Quindi l'acido cloridrico è fortissimo, la sua base coniugata sarà invece debolissima. Cioè, cosa vuol dire debolissima? Vuol dire che non andrà, quindi poco propenso ad andare a riprendere gli ioni H+ che possono essere liberati dallo ione idronio. Questo è dovuto sicuramente a fattori di natura energetica, quindi di configurazione elettronica dello ione. Quindi si può generalizzare dicendo questo, che quando abbiamo a che fare con acidi o basi molto forti, le loro basi o acidi coniugati sono estremamente deboli. Quando abbiamo a che fare con invece acidi o basi deboli, le basi, gli acidi coniugati sono invece estremamente forti. Nell'andare a determinare il pH di una soluzione, noi ci riferiamo a soluzioni diluite. Questo perché? Perché si è visto che andando a utilizzare concentrazioni elevate di acidi o di basi, a causa di effetti di interazione, cioè delle famose coppie ioniche che abbiamo parlato, delle quali abbiamo parlato a proposito di soluzioni, queste interazioni possono disturbare gli equilibri e non permetterci di calcolare in maniera corretta il valore del pH, quindi possiamo avere anche valori notevolmente discostanti da quelli prevedibili, per cui in questo caso, per determinare il valore del pH di soluzioni concentrate, oltre a conoscere il valore analitico dell'acido, dobbiamo andare a inserire anche un concetto, quel famoso concetto di attività riguardante proprio il comportamento dell'acido in soluzione. Pertanto noi andremo a considerare soluzioni diluite in cui la concentrazione dell'acido è sicuramente minore di 10 alla meno 1 molare, o comunque per valori compresi tra 10 alla meno 3, 10 alla meno 5 molare. Bene, adesso vediamo come è possibile determinare il valore del pH conoscendo delle soluzioni a titolo noto. Consideriamo le seguenti sostanze. Quindi ci dice l'esercizio: determinare il pOH, la concentrazione degli ioni H+ e ioni OH- delle seguenti soluzioni. Quindi abbiamo acido nitrico, che è un fortissimo acido monoprotico, avente questa concentrazione. Un altro fortissimo acido monoprotico è l'acido perclorico. Vi ricordo che è importante andare a memorizzare, o comunque quando dobbiamo andare a fare degli esercizi, ricordarsi sempre di queste formule fondamentali per andare a risolvere l'esercizio stesso. Ok, procediamo al calcolo. L'acido nitrico in soluzione acquosa si dissocia totalmente in ioni H3 o più NO3 meno. La concentrazione iniziale dell'acido nitrico è la seguente: 5,0 per 10 alla meno 3. Se andiamo a considerare i rapporti molari, che sono di 1, 1, 1 a 1, vorrà dire che troveremo in soluzione 5,0 per 10 alla meno 3 moli di H3 o più. Per cui la concentrazione degli ioni H+ oppure H3O+ è uguale a 5,0 per 10 alla meno 3. Questo valore è anche uguale per lo ione nitrato, ma esso non ci interessa ai fini della determinazione dei valori che vogliamo trovare nell'esercizio. Ora, conoscendo la concentrazione degli ioni H3O+, possiamo ad esempio calcolarci il valore della concentrazione degli OH, andando a utilizzare questa relazione, cioè prodotto ionico dell'acqua. Pertanto gli ioni OH- saranno uguali al prodotto ionico, alla KV, fratto la concentrazione degli ioni H3O+. Ricordiamoci che le concentrazioni degli ioni ossidrili
negli ioni H+, non possono variare indipendentemente l'uno dall'altro, ma devono soggiacere a questa formula, quindi al prodotto ionico dell'acqua. Andiamo a sostituire i valori. Quindi avremo 1,0 per 10 alla meno 14 fratto la concentrazione di 5,0 per 10 alla meno 3. Quindi andando a semplificare otterremo 0,2 per 10 alla meno 11, che conviene porlo invece 2,0 per 10 alla meno 12. Bene, ci possiamo calcolare il valore del pH. Quando abbiamo a che fare con acidi forti di soluzioni diluite, è estremamente semplice andare a calcolare il pH. Il pH non è altro che pari al meno logaritmo della concentrazione degli ioni H3O più. Bisogna stare attenti in quanto non sempre è semplice calcolare come in questo modo il pH. Bisogna poi vedere i vari esercizi. Andando a sostituire il valore di, quindi 5,0 per 10 alla meno 3, il pH che noi otteniamo è pari a 2,30, quindi una soluzione estremamente acida. Se vogliamo calcolarci il pOH, andiamo sempre a definire la famosa formula in cui viene espresso che la somma del pH più la somma del pOH deve essere pari a 14, per cui il pOH sarà uguale a 14 meno 2,3 e sarà pari a 11,7. Bene, adesso vediamo l'altro esempio, anch'esso molto semplice e intuitivo. Ricordiamoci che quando abbiamo a che fare con acidi deboli, la relazione meno logaritmo della concentrazione deve essere opportunamente modificata. Anche in questo caso l'acido perclorico in acqua è un fortissimo elettrolita che si dissocia totalmente in H3O più ClO4 meno. Anche qui abbiamo la concentrazione analitica iniziale dell'acido perclorico che è pari a 1,5 per 10 alla meno 2, e anche in questo caso andando a vedere i rapporti molari, quindi si genera una mole di ioni H3O più e una mole di ione perclorato, quindi le mole di H3O più saranno 1,5 per 10 alla meno 2. È uguale a 1,5 per 10 alla meno 2. Anche in questo caso, per determinare il valore degli ioni OH-, faremo lo stesso meccanismo fatto in precedenza, quindi 1,0 per 10 alla meno 14 fratto 1,5 per 10 alla meno 2. E quindi in questo caso verrà 0,66 per 10 alla meno 12, meglio ancora 6,6 per 10 alla meno 13. Ora per calcolarci il pH è estremamente semplice, il pH della soluzione è quindi uguale a meno logaritmo della concentrazione degli ioni H3O più, quindi 1,5 per 10 alla meno 2, il valore che ne scaturisce è 1,5. Il pH è 1,82. Io ho fatto già l'esercizio, quindi il pOH sarà pari a 14 meno 1,82, quindi il pOH è uguale a 12,18. Quando abbiamo a che fare con acidi forti, in questo caso soluzioni diluite, possiamo tranquillamente trascurare il valore degli ioni liberati dall'acqua. Per
mentre questi valori non possono essere trascurati quando abbiamo a che fare con delle soluzioni diluitissime. E in questo caso poi faremo alcuni esempi. Bene, io ho terminato la lezione e vi saluto. Faremo altri esercizi anche un po' più complicati. Iscrivetevi al mio canale e schiacciate un like.